I funghi sono stati già lavati e puliti da terra e foglie e adesso andiamo a togliere la cuticola del pinerolo. Va eliminata perché risulta essere leggermente lassativa. Ecco, in questa maniera. Poi semplicemente li andiamo a tagliare a pezzetti. Io li taglio per lungo, così rimane un po' la parvenza della forma del fungo. Mettiamo poi qualche vescia spazzolata così leggermente per togliere i residui di terra e le andiamo a tagliare a cubetti. Vedete che carne bianca? Perfetta. Ora è il momento della russola. Anche questa la tagliamo a pezzetti, così. Guardate che bella carne bianca e soda, meravigliosa. Questo invece è un lardaio bianco, ne ho trovato uno solo, ma ce lo mettiamo in mezzo. Un ottimo fungo. Tagliamo a pezzetti. Oh, invece qua abbiamo degli ospiti. Quindi adesso vado a rimuovere dei piccoli vermettini che vedo qua sul gambo. Basta semplicemente raschiarli con la punta del coltello. Vedete? E per ultimo prendiamo questa bella manina. Andiamo ad eliminare le punte. E la tagliamo a pezzetti. Oh, guardate che bel mischiaticcio di colori. Ora possiamo andare a cucinare. Due belle fette di pancetta da circa mezzo centimetro e le andiamo a tagliare a pezzetti. Padella molto calda, olio extravergine d'oliva e mettiamo la pancetta. Lasciamo soffriggere per 2-3 minuti e poi aggiungiamo i funghi. Saltiamo o mescoliamo con un mestolo.
pepe nero macinato, sale, peperoncino, tagliamo finemente uno spicchio d'aglio, e lo aggiungiamo ai funghi. Ammorbidiamo con un po' d'acqua o con del brodo se ne abbiamo. E continuiamo la cottura. Ora fagioli cannellini. Con una forchetta andiamo a schiacciare qualche fagiolo, così creeremo una bella crema. Aromatizziamo con del timo, meglio se fresco come questo, ma va benissimo anche secco. Se c'è bisogno aggiungiamo altra acqua e continuiamo a cuocere. Nel frattempo mettiamo a cuocere anche la pasta. Quando le tagliatelle saranno cotte le uniamo al sugo. Un'ultima saltata e possiamo andare ad impiattare.